sotto la curva ad esultare, a incitare i suoi tifosi. Brutta palla persa di Cappelletti in mezzo al campo, partenza fulminea di Peralta. Rivediamo, recupero di Zammarini, lo aiuta Peralta, controllo, poi punta dritto per dritto la difesa col mancino, vede l'inserimento di Di Carmine che scarica col destro. Saia non può farci niente, ha messo le mani, ma Di Carmine trova l'angolo alto sul primo palo e poi va a chiedere ai suoi tifosi di farsi sentire. Gol del numero 10 al 25esimo, si sblocca la gara tra Catania e Brindisi, segnato Samuel Di Carmine. Tanto che abbiamo rivisto in mezzo al campo con